Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo con un nuovo video e finalmente oggi vi porto il video su come scattare con S23 Ultra le fotografie alle stelle, quindi modalità astrofotografia. Ma non proveremo solo la modalità astrofotografia, proveremo anche la modalità pro per scattare alle stelle e la modalità notturna, per vedere così anche quale può essere la migliore per scattare le fotografie alle stelle. Naturalmente ho fatto questi test in una serata e vi dico subito che le fotografie che sono andato a scattare le ho fatte tutte nel giardino di casa mia e con attorno luci disturbanti, tra virgolette, comunque luci di paese, perché molti nei commenti mi avete chiesto di scattare in situazioni come paesi o città, comunque con luci che potrebbero disturbare. Perché questo? Perché magari non tutti hanno la possibilità di andare in qualche luogo dove non è presente inquinamento luminoso, dove naturalmente lì le fotografie verranno meglio. Dove sono questi posti? Per esempio, se andiamo su in montagna, parecchio in alto, ogni tanto io vado in su con la Nikon, faccio qualche scatto alle stelle dove non c'è inquinamento luminoso e in effetti la differenza è abissale. Però vi assicuro che gli scatti che ho fatto in situazione classica, comunque in mezzo al paese, sono venuti molto bene e mi ha abbastanza sorpreso questo S23 Ultra. Naturalmente il massimo del potenziale lo vedrò quando mi troverò appunto in una situazione di buio completo, comunque senza inquinamento luminoso, e lì vedremo davvero cosa potrà tirar fuori questo smartphone incredibile. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, commentare sotto e lasciare un bel like per questo video. Perché in mano il tablet? Perché mi sono scritto tutti i miei tempi di quando sono andato a fotografare nelle varie modalità alle stelle. Naturalmente, partiamo subito con la modalità notte, modalità facilissima da utilizzare. Ah, mi raccomando che quando dobbiamo andare a scattare una fotografia alle stelle dovete avere sempre dietro con voi un cavalletto. Per quale motivo? Perché lo scatto alle stelle non potrà mai star sotto i 6 o 7 secondi, se no non li tirerà mai fuori tutte le stelle. Quindi mi raccomando, cavalletto, perché non è possibile fare uno scatto prolungato a mano libera. Anche un cavalletto semplice come quello che sto usando io da 20 euro, quindi un Amazon Basic, che sarà comodissimo da utilizzare e anche leggero, trasportabile e con un costo nettamente basso. Iniziamo subito con la foto alle stelle in modalità foto notturna. Ho preso lo smartphone, l'ho posizionato verso le stelle e ho semplicemente cliccato per vedere come lavorava in modalità notturna. Vi dico subito che lo scatto non è venuto malissimo, ma non è neanche un buono scatto. Perché? Perché naturalmente la modalità notturna sicuramente terrà ISO altissimi, perché lo scatto in modalità notturna mi sembra che è durato intorno ai 6 o 7 secondi, quando invece nelle altre modalità dura molti secondi in più o anche diversi minuti in più. La modalità notturna secondo me è utilizzabile di più magari se vogliamo andare a fare una fotografia di sera, normalmente mentre sei in giro per il paese, per la città o per altri posti, comunque che è quasi come se fosse un punta clicca che ti aiuta a tirar fuori qualche luce in più se la situazione è un po' buia. Quindi per fotografia alle stelle modalità notturna bocciata. Come secondo test abbiamo scattato in modalità manuale sulla modalità pro. Perché ho voluto anche scattare oltre che nell'astrofotografia con la modalità pro? Perché la modalità pro è esattamente come scattare con una macchina fotografica. Cosa vuol dire? Possiamo andare a modificare tutti i settaggi che vogliamo, e infatti qui io sono andato a scattare due fotografie, una con, che è la prima, con setting di 1600 ISO 30 secondi, e l'ho spostata un po' più sul freddo la temperatura, perché quando ho provato la prima foto ho notato come la teneva leggermente troppo calda, quindi ho preferito spostarla leggermente più sul freddo, perché secondo me un po' più fredda la fotografia alle stelle è nettamente migliore. Abbiamo fatto la fotografia e al primo tentativo con 1600 ISO 30 secondi di scatto secondo me è venuta troppo luminosa, anche eccessiva, quasi come se fosse una fotografia di giorno. Quindi ho fatto un altro tentativo e ho scattato con 800 ISO, quindi la metà, e 20 secondi sempre fredda, quindi con 10 secondi in meno, e a parer mio questo scatto è stato migliore rispetto al primo, perché l'ha tenuta leggermente più buia, però mantenendomi le stelle belle in vista e non andando a creare troppo rumore nella fotografia, perché naturalmente poi parliamo di uno smartphone, non si deve andare troppo ad aumentare gli ISO su uno smartphone, perché sennò davvero tira fuori tanto tanto rumore nella foto, e quindi è meglio evitare alzarli. 800 sono già parecchi per uno smartphone, però ha fatto il suo
sporco lavoro, secondo me. Modalità Pro approvata. Naturalmente dovremmo andarla a testare per essere più sicuri ancora in una situazione appunto senza inquinamento luminoso, perché secondo me lì lavorerà molto bene. Poi siamo andati a testare in modalità Expert Raw la modalità astrofoto. Cosa fa la modalità astrofoto? Ci permetterà di fare uno scatto da 4, 7 o 10 minuti alle stelle. Come primo test abbiamo fatto uno scatto di 4 minuti e in questo caso il settaggio è stato ISO e tempo di scatto automatico, perché tanto sono 4 minuti, gli ISO li ha decisi lui, ma sono sicuro che li ha tenuti abbastanza bassi perché essendo uno scatto di 4 minuti ha avuto molto tempo per assorbire luminosità. Quindi ho cambiato solo la temperatura, che l'ho messa un po' più fredda come vi ho spiegato prima, e lo scatto secondo me è uscito molto bene. Sicuramente in una situazione di zero inquinamento luminoso lavora ancora meglio, però contando che siamo in mezzo a delle case con le luci, secondo me ha lavorato in modo ottimo. Parliamo sempre di uno smartphone, quindi il sensore sarà diverso da una macchina fotografica. Poi siamo andati a testare l'astrofotografia da 10 minuti. Settaggi tutti uguali, automatico, tranne la temperatura che l'ho messa più fredda, e ho scattato. Ho aspettato 10 minuti e sono andato a vedere l'effetto finale. Secondo me è abbastanza simile la fotografia in sé, perché non trovandoci in una situazione di zero inquinamento luminoso non ha dovuto fare chissà che altro sforzo per tirar fuori altri colori, quindi secondo me a un certo punto non ha più tirato fuori altre luci e altre stelle, perché naturalmente con l'inquinamento luminoso faceva anche fatica a tirarne fuori altre. Secondo me in situazione di zero inquinamento luminoso quei 10 minuti lavoreranno da Dio e riusciranno davvero ad assorbire qualsiasi stella che è presente. Magari appena riesco, se il video naturalmente è piaciuto fino qua, vi invito a lasciare un bel like, magari andiamo su in montagna da me e andiamo a testarlo a pieno come si deve per vedere se riusciamo a tirar fuori la Via Lattea. Come ultimo scatto abbiamo utilizzato la modalità Hyperlapse messa col tempo infinito e modalità stelle che si va a cliccare sotto in basso. Vi dico subito che questa piccola clip che avete visto mentre stavo parlando è un video di 23 minuti che viene poi compresso e tutto in soli 4 secondi per farvi capire quanto tempo dovete stare lì per creare questo effetto. Per farlo ancora meglio, per fare un grande effetto, secondo me si dovrebbe stare su un'ora solo in quello scatto, e lì vi assicuro che secondo me viene una figata pazzesca. E vi dico subito che magari farò una fotografia del genere in Costiera Amalfitana dall'alto, farò uno scatto di un'ora di sera con questo effetto e lo posterò sul mio profilo Instagram. Quindi se non mi segui su Instagram fammi a seguire, che trovi il link qua sotto. La situazione è stata sempre la stessa, quindi non ho cambiato nulla. Cosa ne pensate di quest'ultimo effetto? A me è piaciuto un casino, ammetto, contando che lo facciamo con uno smartphone, quindi secondo me tantissima roba. Naturalmente come vi ho detto prima, cavalletto d'obbligo, lì magari possiamo anche appoggiare lo smartphone tipo dove c'è un muretto, però secondo me col cavalletto possiamo anche direzionarlo meglio, magari farlo più verso il cielo in alto senza prendere, per esempio io ho preso anche un pezzo di pianta e tutto, quindi secondo me il cavalletto è d'obbligo averlo. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa pensate di questi scatti e secondo voi qual è il migliore e qual è il peggiore. Intanto vi ringrazio, spero che questo video vi è stato utile, vi invito ad iscrivervi al canale come vi ho detto a inizio video, commentare sotto come vi ho detto di nuovo, lasciare un bel like e ci troviamo la prossima domenica con un nuovo video.